Oggi sciopero di 8 ore a Terni, proclamato all'Ast dopo il drastico piano industriale di ThyssenKrupp. Si sospetta un overdose per un uomo trovato cadavere a Ponte San Giovanni. Emergono confessioni e dettagli dopo gli arresti dei 5 tifosi ritenuti responsabili degli incidenti di Bastia Umbra. Il pianismo latino di Camilo e lo sperimentalismo giapponese di Hiromi sul palco dell'Arena Santa Giuliana. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione Def Channel News. Avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo con lo sciopero all'acciai speciali Terni, alla mobilitazione dei dipendenti e al corteo che si è concluso in mattinata. Tutti hanno proclamato il no deciso ai tagli alla produzione e al personale che la multinazionale ThyssenKrupp vorrebbe apportare allo stabilimento ternano, il servizio d'apertura. Il no fermo e deciso dei dipendenti dell'acciai speciali Terni, ma anche dell'intera città, contro il piano industriale Lacrime e Sangue di ThyssenKrupp, ha preso corpo oggi con lo sciopero di 8 ore, la mobilitazione davanti ai cancelli dell'acciaieria e il corteo che ha attraversato le vie della città. Alla multinazionale tedesca, che ha annunciato 550 esuberi, la decurtazione del 10% degli stipendi e tagli alla produzione, i lavoratori hanno risposto con un eloquente «non ci stiamo», «no allo smantellamento delle acciaierie di Terni», scritto sullo striscione in apertura del corteo. In piazza Solferino poi la manifestazione sindacale si è conclusa con gli interventi dei rappresentanti sindacali nazionali e territoriali di FIOM, FIME, UILM, FISMIC e UGL Metalmeccanici. È stato fermamente ribadito che il piano industriale presentato da ThyssenKrupp è una provocazione perché è basato solo su tagli lineari. Per i sindacati la questione acciai speciali Terni deve essere affrontata in Europa oltre che dal governo italiano. In piazza è intervenuto anche il sindaco di Terni Di Girolamo, che ha sostenuto che bisogna dire no al piano ed elaborare proposte alternative, mentre il vescovo di Terni, padre piemontese, ha manifestato vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori che rischiano il posto di lavoro con l'invito alla proprietà a riconsiderare il piano industriale nella prospettiva del rilancio insieme alle varie parti sociali. Siamo collegati telefonicamente con il senatore Gianluca Rossi, che ha partecipato oggi alla manifestazione. Pronto, senatore Rossi? Sì, ecco, buongiorno. Ci può descrivere il clima che si è vissuto stamattina a Terni con questa doccia gelata inferta dalla multinazionale ThyssenKrupp ai lavoratori dell'acciaieria? Il clima è stato un clima molto composto, ma di grande preoccupazione, come ovviamente non può non essere, sia da parte dei lavoratori che da parte delle istituzioni presenti. C'è la consapevolezza che siamo dinanzi a un passaggio molto profondo, molto serio, dall'esito incerto, perché il rischio è quello di un ridimensionamento molto importante di uno dei siti produttivi più importanti d'Europa. Quindi c'è consapevolezza e preoccupazione in tutti. Ecco, si è parlato anche di una provocazione aperta da parte della multinazionale tedesca e non sarebbe la prima volta che l'Umbria rimane schiacciata, per così dire, dalle multinazionali che hanno avuto occasione di essere presenti in Umbria. Ecco, questa volta, cari, in Europa, al governo o in sede territoriale? Ma guardi, la partita va giocata su tutti i fronti, però non c'è dubbio che salta agli occhi a tutti un'evidente distorsione rappresentata dalle decisioni della Unione Europea e della Commissione Europea. La Commissione Europea a suo tempo, 2 anni fa, ha fissato i punti fondamentali per la cessione da parte di ThyssenKrupp del settore dell'inossidabile, tra cui Terni, e ha fissato anche le condizioni per l'acquisizione di questo settore e di questi siti produttivi, ripeto, tra cui Terni. È chiaro che dinanzi a queste condizioni oggi siamo
ritornati da capo, perché è tornata il sito di Terni nelle mani della proprietà che aveva intenzione di cederlo. La Commissione europea, io credo, debba far valere quelle condizioni di allora anche per chi, proprietario del sito, come la ThyssenKrupp, ha intenzione di attuare un piano di ristrutturazione che desta molte, oltre che preoccupazioni, anche molte perplessità. Ecco, e, quindi sono... quindi la sede idonea è quella dell'Unione Europea, e lì il governo italiano si deve far valere. Ecco, far valere con quali carte, senatore Rossi? Cioè Terni che cosa significa sul piano produttivo, sul piano strategico, se vogliamo anche in prospettiva, come si diceva, anche del rilancio? Ma noi non possiamo consentire che venga costruito o proposto un piano industriale che sostanzialmente fa perdere punti di strategicità al sito produttivo di Terni e quindi al nostro paese. Si ripropone quello che accadde 10 anni fa con la chiusura del settore magnetico. L'Italia perde un punto d'eccellenza e anche oggi, con la scelta di destinare praticamente tutte le risorse alle produzioni del cosiddetto bianco, cioè dei tubi, dei laminati piani, e abbandonando in particolar modo le produzioni a caldo, questo fa perdere quote di competitività, non solo quote di manodopera e quindi di posti di lavoro, che sono la conseguenza di questa scelta. E su questo io credo che il governo italiano abbia il dovere di dire di no e porre alcune condizioni all'Unione Europea, come l'Unione Europea ha posto le condizioni 2 anni fa perché la vendita ai finlandesi dell'Outokumpu non potesse andare in porto. Quelle condizioni devono essere riproposte anche oggi, altrimenti siamo dinanzi a un'evidente distorsione delle regole comunitarie. Non sarebbe la prima volta, devo dire, ma questa volta sarebbe una ferita profonda per il nostro paese. Grazie, grazie senatore Rossi. Su grazie questa vicenda torneremo anche nelle prossime edizioni. E cronaca, il corpo di un uomo di 52 anni, sconosciuto alle forze di polizia, è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento di Ponte San Giovanni. Si tratta di un libero professionista che da alcuni giorni non rispondeva più ai familiari. Sono stati loro a mandare alcuni amici a controllare. Dai primi segni viene esclusa la morte violenta, mentre tra le possibili cause del decesso non viene esclusa l'overdose da sostanze stupefacenti. Dopo gli arresti dei 5 tifosi ritenuti responsabili degli scontri nel post-derby calcistico Bastia-Foligno, emergono confessioni e nuovi dettagli, come ci dice Elena Ballarani. All'indomani dei 5 arresti per gli scontri del 6 aprile scorso al termine del derby tra Bastia e Foligno emergono nuovi dettagli tra confessioni e retroscena. Dei 5 ultra del Bastia Calcio, 4 sono finiti ai domiciliari, mentre il 27enne ritenuto responsabile del lancio del sasso che ha colpito alla testa e ha fatto finire in coma il tifoso del Foligno è in carcere. Ora è intorno a questo ragazzo che ruota l'attenzione. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Il giorno dopo la partita è stato ascoltato dalla polizia per 2 volte. Nelle carte del GIP che lo hanno mandato in carcere, il giovane ammette di fatto di aver tirato il sasso, ma di averlo fatto alla cieca dopo essere stato colpito a un piede dallo stesso sasso lanciato dai Folignati. Il ragazzo ha raccontato di aver tirato all'indietro senza prendere la mira e senza voler colpire nessuno. Sasso lanciato mentre fuggiva verso la tribuna dei tifosi locali da una distanza di 20-25 metri dai Folignati. Dalla ricostruzione della polizia, i bastioli, protagonisti degli scontri, si sono ritrovati dopo tutti insieme. E il 27enne avrebbe raccontato agli amici, sempre secondo le ricostruzioni, che il sasso lo aveva lanciato proprio lui. Ma c'è anche chi avrebbe cercato di fermare lo scontro. Sarebbe il papà di uno dei 4 finiti ai domiciliari, che uscendo dallo stadio avrebbe visto il figlio coinvolto nella rissa e avrebbe così cercato di fermare inutilmente i ragazzi. Oggi l'azienda ospedaliera di Perugia ha presentato le nuove apparecchiature di risonanza magnetica e per la produzione del radiofarmaco. Vediamo di che si tratta. È già operativo il nuovo fiore all'occhiello del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si tratta, come vediamo dalle immagini, dell'apparecchiatura per la risonanza magnetica di ultima generazione, che permette di eseguire, oltre agli esami tradizionali, anche indagini innovative, in particolare sull'apparato cardiaco.
La nuova risonanza magnetica, costata 1.200.000 euro, fa parte del progetto dell'azienda ospedaliera di rinnovare le tecnologie di diagnostica per immagini, progetto che comprende anche due nuove apparecchiature TAC. L'obiettivo della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni resta al centro dell'impegno dell'azienda ospedaliera, come ha ribadito il direttore generale Walter Orlandi. Alla presentazione della nuova risonanza magnetica hanno partecipato anche la Presidente della Regione Catiuscia Marini, il Rettore dell'Università di Perugia Franco Moriconi e il nuovo Vice Sindaco di Perugia Urbano Barelli. Si è parlato anche del ruolo attivo della ricerca, visto che sono state acquisite apparecchiature necessarie alla preparazione del radiofarmaco utilizzato nella PET TAC di Perugia, grazie all'impegno di numerosi professionisti e che viene messo a disposizione anche degli ospedali di Terni e di Foligno. Una nuova risonanza magnetica, un Tesla e mezzo di ultima generazione che ci permette non solo di fare esami diciamo rutinari per la neuroradiologia e il total body, il corpo, ma anche per l'apparato cardiovascolare, quindi potremo fare alcuni controlli sul cuore in maniera tale da non usare radiazioni ionizzanti sia con la TAC che con le coronarografie. Inoltre questo importante apparecchiatura, il ciclotrone che è operante da anni, abbiamo fatto un restyling di ultima generazione che ci permette non solo di fornire la TAC PET di Foligno e di Terni, ma anche di attivare programmi di ricerca traslazionale e che è un nostro fuori all'occhiello che ci fa lavorare anche giovani laureati non solo in medicina, non solo in farmacia, ma anche in chimica, e quindi portare avanti anche progetti innovativi di ricerca ai fini dell'assistenza. Ed ora una curiosa polemica all'interno della provincia di Perugia in merito al riconoscimento che il vicepresidente Aviano Rossi avrebbe voluto assegnare all'artista Gigione. Vediamo. Alla fine il riconoscimento annunciato dal vicepresidente della provincia di Perugia, Aviano Rossi, non l'avrà ottenuto, ma la sindaco folk campano Luigi Ciaravola, in arte Gigione, lo ha fatto rimbalzare curiosamente sui media della serie Purché se ne parli. Tutto è nato quando, pochi giorni fa, in una nota della provincia di Perugia veniva annunciata l'intenzione del vicepresidente Aviano Rossi di consegnare un'onorificenza al popolare cantante in occasione di una sua esibizione a San Giovanni Pro Fiamma di Foligno. Ma il coinvolgimento dell'ente provinciale in questa iniziativa non è stato condiviso dal presidente Marco Vinicio Guasticchi, puntiglioso nel prendere le distanze dal riconoscimento ufficiale della provincia a Gigione, pur apprezzando la spettacolarità dell'artista. Secondo Guasticchi, infatti, tali iniziative dovrebbero essere rivolte a sostegno dei talenti umbri del folk che attraverso la loro musica promuovono la cultura locale. Così l'assenza del vicepresidente della provincia all'esibizione di Gigione a San Giovanni Pro Fiamma è sfumato in un frettoloso riconoscimento provinciale di un artista che comunque resta il beniamino del pubblico sulle piazze. Ha riscosso grande interesse nel social network il progetto Altra Simeno, promosso da Sviluppo Umbria nell'ambito della promozione turistica integrata della Regione Umbria. Vediamo. 11.000 tweet, oltre 500 foto postate su Instagram, oltre 37.000 like tra Instagram e Facebook, per una portata totale dell'evento stimabile in oltre 38 milioni di potenziali contatti. Sono solo alcuni dei numeri dei social media tour Altra Simeno, svoltosi dal 19 al 22 giugno scorso presso l'area del lago Trasimeno. Il progetto, promosso da Sviluppo Umbria nella turistica integrata della regione, è nato con lo scopo di valorizzare in modo sostenibile e low cost il territorio del lago Trasimeno e tutte le possibilità che il comprensorio offre. Dalla cultura all'arte, dallo sport ai percorsi naturalistici e quelli enogastronomici. La strategia del progetto ha puntato sulla sinergia tra l'evento offline, il loco, e la comunicazione online, sia sui social network sia sui blog, permettendo ad un vasto pubblico di conoscere un territorio attraverso il racconto dell'esperienza in rete. E veniamo
Torniamo agli eventi di Umbria Jazz con il pianismo latino di Camilo e lo sperimentalismo giapponese di Hiromi che si sono fusi sul palco dell'Arena Santa Giuliana. Marcello Migliosi. Michel Camilo prende per mano la giovane Hiromi e i due camminano insieme tra le stelle del Santa Giuliana. Il pianismo latino di Camilo e lo sperimentalismo giapponese di Hiromi si fondono insieme ad Umbria Jazz. Due mondi lontani, ma incredibilmente vicini grazie alla Non Music Land del Jazz. Concerto di altissimo livello all'arena per la settima sera di Umbria Jazz. La piccola furia giapponese ha dato vita ad un'esecuzione veloce e precisa, allo stesso tempo poetica. A dettarle il ritmo è stato però il suo compagno di concerto, Michel Camilo, noto per un virtuosismo più sobrio, elegante e raffinato. Hiromi si sta imponendo sulla scena musicale per la innovatività delle sue idee, per il nuovo concetto di musica che sta creando. La più evidente particolarità di questa giovane artista risiede infatti nella capacità di fondere jazz e free jazz tradizionale con l'elettronica e sonorità orientali. Michel Camilo è al tempo stesso un eccezionale compositore, pianista, un bel leader e un professore di musica. Questo straordinario musicista dominicano è anche produttore, vincitore di Grammy e di Emmy Award. Ma Michel Camilo è questo e molto di più, un vortice di entusiasmo, passione per la musica e d'amore per la vita. La sua maestria attraverso i generi, dal jazz alla classica, al pop, alla world. Un pianista dalla tecnica brillante che compone i suoi brani attingendo alle diverse spezie di cui dispone, ritmi caraibici ed armonie del jazz. E ancora Umbria Jazz, rock, funk, le tradizioni cubane e gli ideali africani che si fondono. Così Gonzalo Rubalcaba ha chiuso il main stage della settima serata di Umbria Jazz. Migliosi. Rock, funk, le tradizioni cubane e gli ideali africani che si fondono. Tutto questo i Volcan, ovvero Gonzalo Rubalcaba al pianoforte, José Armando Gola alla chitarra, Horacio El Negro Hernandez alla batteria e Giovanni Hidalgo alle percussioni. Sono stati loro a chiudere il main stage della settima serata di Umbria Jazz a Perugia. Volcan è un quartetto formidabile, costruito intorno a musicisti singolari che sono artefici di una sorta di fusion di jazz latino. Un super gruppo di guru del jazz, la cui musica intensa e percussiva nei concerti live infiamma ovunque la platea. Terra, aria, vento e fuoco sono gli elementi che interagiscono nel vulcano a cui Rubalcaba dedica il suo progetto, un cratere acceso ed impetuoso che, incombente sulla natura, verrà infine plasmata dalla personalità sua e dei suoi compagni di viaggio. La band esplora in una veste inedita alcune composizioni originali del pianista dell'Havana, con fresche rivisitazioni dei materiali di Ciccio Valdés, Dizzy Gillespie e autori brasiliani come João Bosco e Ciccio Boarque. Grande prestazione dell'eccezionale pianista cubano. 8 nomination ai Grammy e vera icona della scena jazz attuale. Con lui altre 3 stelle assolute del Latin Jazz per concretizzare il prodotto di anni di amicizia, rispetto e di diverse eredità musicali. Marcello Migliosi, Terciano News, Perugia. Domani prenderà il via la 15ª edizione di Cambio Festival Frontiere Musicali. Ne parliamo con il direttore artistico Carlo Bosco, con il quale siamo collegati telefonicamente. Pronto, direttore? Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno a lei, siamo proprio alla vigilia di questo evento che viene messo in scena a Lizzori, la caratteristica frazione di Campello sul Clitunno, una anteprima di lusso per il Cambio Festival del 15° anno, vero direttore? Sì, nell'ottica di andare a sperimentare tutte le persone che si sono infuriosite e hanno portato la propria cultura intorno al mondo, abbiamo deciso di chiamare questa artista straordinaria che è Eleonora Bianchini, in questo panorama meraviglioso che è quello del Borgo Lizzori. Inaugurazione, una grande ouverture, oserei dire. Eleonora è caratterizzata. Mi sente? Perché sono su una zona con poco segnale. Purtroppo. Ecco, noi riusciamo a percepire quello che sta dicendo. C'è qualche disturbo, ma può proseguire appunto riferendoci di questa serata e di domani a Lizzori.
Sì, Eleonora Bianchini, noi siamo sempre appassionati alle persone che hanno curiosità di sperimentare nuovi orizzonti e questa volta siamo partiti proprio dall'Umbria. Eleonora è umbra, esattamente di Gualdio Tadino, e ha studiato alla Berklee School of Music di Boston, una delle più la più prestigiosa al mondo, e da lì si è trasferita a Quito, in Ecuador, quindi è riuscita a traslare, a prendere in sé, a assorbire tutte queste culture e a tirarne fuori un progetto artistico accompagnato tra l'altro da Marco Siniscalco e altri musicisti eccezionali, Natalio Mangalavite e Emanuele Smimmo alla batteria, quindi una cosa che vede il respiro del mondo musicale in un grande panorama come quello dell'Izzoli. Ecco, direttore, la qualità artistica è stata sempre la cifra che ha caratterizzato la vostra iniziativa, e allora parliamo delle prossime serate a Palazzo di Assisi che vedono anche il cinema entrare nel vostro cartellone. Sì, in realtà il 22, il nostro obiettivo è sempre quello di allargarci a diverse forme d'arte, quindi cercare di imparare sempre nuove cose, sperimentare nuove cose. Il 22, grazie alla collaborazione con il Cinema Zenith, avremo la proiezione di Scusate il ritardo, questo film eccezionale di Troisi, e il 23 Stop Making Sense con la regia di John Demme, che è questo film documentario sulla storia di Talking Heads, e quindi due interessanti cose che abbracciano sia il cinema che la musica. Ecco, per quanto riguarda invece più specifico il programma musicale di Palazzo di Assisi, a chi si rivolge e quali sono i punti di forza, direttore? Beh, i punti di forza, lei sta facendo una domanda molto interessante. In effetti noi cerchiamo di avvicinarci, noi in primis, e poi avvicinare i nostri amici, i nostri colleghi, a tutti curiosi, a un genere musicale che è la world music, che solitamente non è molto conosciuto, non ha una diffusione totale perché non c'è un impatto radiofonico forte, quindi questa divulgazione non è mai reale, ma il successo poi c'è, perché tutti coloro i quali sono curiosi e vengono a vedere il nostro festival, come dato statistico il 30% degli ospiti si comprano un CD, quindi il segreto è quello di svelarci e svelare e di sperimentare, quello di cui parlavo noi siamo sempre come Diogene, dico sempre, con l'anternino siamo alla curiosità di nuove cose che proponiamo sempre in maniera modesta, in perfetto concerto tra noi. Questa forse è la forza, anzi ne sono certo, come portavoce artistico, è la forza del Cambio Festival. Grazie a Marco, a Carlo Bosco, direttore artistico del Cambio Festival, proprio alla vigilia della sua apertura a Lizzori. Grazie direttore, passiamo allo sport con le notizie flash, oggi a cura di Elena Ballarani. Amichevole di lusso per il Perugia calcio contro la formazione francese del Bordeaux, appuntamento al Curi mercoledì 30 luglio alle 20.45, i biglietti saranno in vendita a partire da lunedì prossimo, la partita sarà preceduta dalla presentazione ufficiale della squadra. Al via oggi la seconda edizione di Bettona in Shape, fino a domenica il borgo diventa una palestra a cielo aperto, decine di sport diversi di tutte le specialità più attuali del fitness mondiale. Vega Burzi della SD Cicli Taddei si è aggiudicato la 13ª edizione del Villastrada Cross Country, gara valevole come nona prova del trofeo Colli e Valli di Mountain Bike. L'autodromo Borzacchini di Magione ospiterà il campionato su pista BMW Revival Cup. Per l'Umbria partecipa la scuderia Città di Gubbio con due vetture e quattro piloti. Appuntamento domenica alle 10.30 per gara 1 e il pomeriggio gara 2. E con lo sport si chiude questa edizione di TEF Channel News, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Un
cordiale benvenuto dalle previsioni targate ilmeteo.it, aggiornamento per Ardì 18 luglio 2014. Bellissima giornata estiva piena di sole, qualche pioggia debole su alcune zone, caldo in aumento un po' ovunque. Ringraziamo l'anticiclone estate. Ecco il dettaglio: al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata sulla quasi totalità delle regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento in più potrà interessare i rilievi orientali, ma senza fenomeni degni di nota. Spostiamoci sulle regioni centrali, dove il bel tempo caratterizzerà la giornata su tutte le zone, il clima sarà estivo e anche caldo. Raggiungiamo infine le regioni meridionali. Il tempo qui sarà in prevalenza poco nuvoloso, con il sole che dominerà gran parte delle regioni. Da segnalare soltanto nel pomeriggio le consuete piogge che interesseranno soprattutto la Calabria settentrionale. I venti soffiano sempre dai quadranti settentrionali di maniera debole. Temperature previste per questa giornata: minime in ulteriore leggero aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra i 17 e i 23 gradi ovunque. Di giorno farà più caldo, con 30-33 gradi previsti al nord, 27-33 gradi al centro, ma con punte di 34-35 gradi a Roma e Firenze, tra i 26 e i 35 gradi al sud. Amici e amiche, la previsione termina qui. L'anticiclone estate continuerà a dominare l'Italia per altri due giorni. Dopo, che succederà? Seguiteci su ilmeteo.it, dove la il fa la differenza, sempre.